In seguito ad una segnalazione di Roberto Brancato avvenuta sulla mia fanpage di Facebook, ho voluto ancora una volta approfondire l'argomento Brexit. Tutti si domandano ancora giustamente cosa succederà agli italiani dopo la Brexit. La maggior parte delle persone, sia quelle che vogliono partire che quelle che già ci vivono, hanno ancora le idee abbastanza confuse. Il motivo principale è la cattiva informazione filtrata da molti gruppi sui social network che hanno il solo interesse di prendere qualche click in più. Vorrei quindi fare chiarezza e dare qualche informazione utile a tutti voi. Ma prima di tutto, sigla! Cosa succederà agli italiani dopo la Brexit? Assolutamente nulla. Quindi stai sereno, non verrai deportato. Questo non lo dico io, ma il governo britannico sul suo sito internet. Dopo l'uscita definitiva dall'Europa ci sarà un periodo di grazia di 2 anni per tutti i cittadini che vivono o che vogliono vivere nel Regno Unito. Durante questo periodo non ci sarà bisogno di avere alcun documento per risiedere, lavorare o semplicemente viaggiare oltremanica, così come conferma anche il Corriere della Sera in un articolo pubblicato di recente. Questo periodo di grazia servirà proprio alle persone che hanno intenzione di vivere per sempre nel Regno Unito a compilare la documentazione utile per l'ufficio d'immigrazione. Un periodo sicuramente non breve per poter compilare dei moduli che ti permetteranno di vivere serenamente la tua avventura oltremanica, giusto? Ovviamente ci saranno delle prassi da seguire, ma niente di estremamente difficile. Se poi non sei pratico con la lingua inglese, i ragazzi del web department di Living London Way saranno felici di aiutarti. Per il momento è ancora un po' presto, quindi stai tranquillo ed incomincia a tenerti informato consultando quotidianamente il blog di Living London Way. I link li trovi in descrizione, come al solito. Che documenti devo fare se voglio andare a vivere a Londra? Ah, rispondiamo a questa domanda. Per il momento non dovrai compilare alcun documento. Ti basterà anche solo la carta d'identità e potrai tranquillamente vivere nel Regno Unito, in tutto il Regno Unito, non solo a Londra. Spesso ho letto su Facebook di persone che consigliavano il passaporto. Il motivo per il quale lo consigliano è davvero arbitrario, ragion per cui se non vuoi spendere soldi né attendere i tempi della burocrazia italiana per il rilascio del passaporto, non temere. Puoi partire tranquillamente con la carta d'identità rilasciata dal comune e non avrai alcun problema, garantito al 100%. Me ne prendo io la responsabilità se vi rimandano a casa. Come posso richiedere la cittadinanza inglese? Vuoi che te lo spieghi? Ok, parliamo del permanent residence. È stata ultimamente introdotta in seguito alla Brexit ed è obbligatoria se si vuole ottenere la cittadinanza inglese in maniera standard. Per avere questo documento, che certifichi la tua permanenza stabile nel Regno Unito, dovrai fornire un proof of address, una prova di residenza che certifichi la tua permanenza da almeno 5 anni. Una volta ottenuto tale documento dovrai attendere almeno 12 mesi per poter passare allo step successivo. Il costo è di 65 sterline a persona. E adesso parliamo della citizenship e naturalizzazione britannica. Passati questi 12 mesi dall'ottenimento del permanent residence potrai avviare le pratiche per la naturalizzazione britannica. Non dimenticarti inoltre che potrai tranquillamente conservare anche la tua cittadinanza italiana se proprio ti sta cara. Per l'ottenimento della citizenship avrai bisogno dei seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni, non aver subito condanne gravi o recenti e non aver infranto le regole relative all'immigrazione, non aver fornito informazioni ingannevoli all'home office, essere una persona rispettabile, ecco, ma magari molti di voi, aver vissuto nel Regno Unito per almeno 5 anni o 5 più 1 se non già in possesso del permanent residence antecedenti alla presentazione della domanda e non aver trascorso durante questi anni più di 450 giorni fuori dal Regno Unito, non aver trascorso più di 90 giorni fuori dal Regno Unito inoltre negli ultimi 12 mesi, essere intenzionato a continuare a vivere nel Regno Unito per sempre, avere una conoscenza accettabile della lingua inglese almeno a livello B1, che cazzo, o essere in possesso di una laurea o un dottorato in lingua inglese, avere una buona conoscenza della storia, del sistema giuridico, degli usi e delle tradizioni britanniche e più in generale della vita nel Regno Unito, certificata attraverso il superamento del test che si chiama Life in UK, un esame che si tiene presso appositi centri approvati dal governo britannico e consiste in 24 domande con risposte multiple. Una sciocchezza, la verità. Il costo complessivo si aggira intorno alle 200 sterline. Successivamente ci sta il modulo AN. Appena avrai ottenuto tutta la documentazione utile, dovrai fornire nuovamente i tuoi dati, la fototessera autenticata e i dati biometrici, le impronte digitali per intenderci. Fatto ciò, potrai compilare il modulo chiamato Form AN. Il costo per i dati biometrici è di 20 sterline circa, mentre il costo della richiesta di naturalizzazione, tieniti pronto, è di 1236 sterline. Cerimonia per la cittadinanza. E
entro 4 settimane dalla data di invio di tutta la documentazione utile riceverai una risposta confermandoti l'avvenuta ricezione. Da questo giorno in poi passeranno circa 6 mesi per ricevere una conferma definitiva di accettazione della domanda. Durante questo periodo potresti essere contattato nuovamente per fornire qualche altro documento, se poi per caso lo richiede. Quando tutto sarà pronto, poi alla fine sarai invitato presso il tuo council, la sede del comune, per la cerimonia della cittadinanza. In questo giorno ti verrà finalmente rilasciato il documento che certifica la tua naturalizzazione britannica. Il costo è di circa 80 sterline. Al termine di tutta questa procedura, inoltre, potrai anche richiedere il tuo passaporto britannico ed il costo sarà di 10 sterline. Quindi diciamo che se vuoi ottenere la cittadinanza britannica, un po' di soldini li devi spendere. Anche per oggi è tutto, dammi un like se credi che questo video sia utile, un dislike se ti senti un tipo buono e meglio di me. Condividi il video sui tuoi social e ci vediamo molto ma molto molto presto. E ciao!